Salve care carissime, benvenute e bentrovate nel mio nuovo interattivo. Allora, andiamo a fare questa domanda. Chi sono le due persone che sono gelose e mi spiano e si interessano di me? Vediamo chi sono queste due fantomatiche persone che potrebbero essere gelose e vi spiano e si interessano delle vostre cose. Allora, mi è venuto di fare questo interattivo perché mi è stato richiesto da una mia iscritta. Ovviamente io erano più domande, era una sola domanda, però io ho unito più domande, quindi chi mi spia, chi è gelosa di me, ho pensato di unire le due cose e fare questo tipo di interattivo, così può essere, diciamo, riducibile a più persone. Quindi, chi sono le due persone? Ne abbiamo due, infatti faremo una linea per la prima persona, una linea per la seconda persona. Anzi, faremo così, prenderemo degli arcani maggiori, ecco, prenderò questi arcani maggiori. Sì, le rigiriamo un po' perché facciamo sia dritto che al rovescio. Quindi faremo così, prenderemo due arcani maggiori e andremo a vedere chi è la prima persona e poi faremo la linea dei tarot Mucha e chi è la seconda persona che vi spia e si interessa, è gelosa, vi spia e quindi appunto si interessano di voi. Ok? Allora andiamo a prendere le due carte. Allora, questa è la prima persona, eccola qua, siamo qua, e questa è la seconda persona, va bene? Prima persona, seconda persona. Adesso andiamo a mischiare i miei tarot Mucha. Allora, ragazzole mie, facciamo questo interattivo che, insomma, voglio farlo abbastanza breve, non prenderò tantissime carte, e lo faremo abbastanza breve, ad un'unica variante. Quindi ripetiamo, concentratevi, qua sono uscite due carte e già le prendiamo. Chi sono le due persone che sono gelose, vi spiano e si interessano di voi? Allora, questa è la prima persona, eh? Andiamo a prendere le carte e vediamo chi è. Del mazzo abbiamo la temperanza. Questa è la prima persona. Vediamo chi è la seconda persona. Facciamo così, così potete vedere tutte le carte in uscita. E questo è il fondo mazzo. Poi dopo vi dico le carte in uscita. Quindi questa è la prima persona. Abbiamo appena fatto la prima persona. Andiamo a vedere la seconda persona che appunto è gelosa, vi spia. E appunto si interessa di voi in qualche modo. Prendiamo 5 carte più il fondo del mazzo. Oh, allora andiamo ragazzi ad analizzare la prima persona. La carta dell'arcano maggiore è un papa capovolto. Vedete, abbiamo il papa capovolto. Ora il papa capovolto ci parla di una persona ottusa. Una persona passiva, chiusa mentalmente e soprattutto una persona che è in sé, una persona intollerante, pigra, una persona, sapete quando si dice, predica bene, razzoli male, no? Una persona che si crede di essere chissà chi e poi invece è una persona chiusa mentalmente, passiva, con chiusura mentale, con pigrizia, con intolleranza, insomma. Un falso predicatore. Ora, che cosa ha a che vedere con voi questa persona? Ma sì, io penso che questo è uno con cui avete litigato, eh? Poi potrebbe essere chiunque, poi sapete voi dalla spiegazione, andrete a vedere un po' chi è. Io vi do le notizie. Potrebbe essere una persona con cui avete litigato, ma vi posso anche dire che con la comparsa del Due di Coppe e Re di Denari potrebbe essere anche una persona con cui avete avuto una relazione, un'unione, un rapporto. Dove c'era un rapporto di un incontro affine. Questa
persona, uno che magari aveva una sua posizione sociale molto ampia, poteva essere una persona ricca, è un ricco, un amante del piacere, di feste, ma uno che si è arricchito, uno che magari per il suo lavoro, per i soldi, fa qualsiasi cosa, insomma, una persona molto materialista. Qui abbiamo re di denari, quindi parliamo di Toro, Vergine, Capricorno, portarne l'ascendente. Ora, perché questa persona è gelosa di voi e vi spia in questo modo? Perché vedete, vi vede una donna molto molto bella, affascinante. Qua abbiamo un meraviglioso 9 di denari, l'ereditiera. Quindi vede che voi siete bella, andate, venite. Ora, questa energia può essere anche un'amica, un'energia femminile, non è detto che per forza un'energia maschile. Però io vedo qua tanto un'energia, per tanti è un ex, per tanti altri potrebbe essere una persona, anche un'amica, un amico, uno che vi invidia. Perché? Perché voi fate tanti viaggi, oppure se non fate tanti viaggi però uscite, entrate, avete amicizie, siete positiva, insomma siete una donna, vedete, con un'apertura mentale molto forte. Questa è una donna che vince, che dà dei doni, una donna, e questa è la carta dell'ereditiera, una donna indipendente, che comunque ha sempre potenzialità, è una donna anche passionale, che si può anche buttare in situazioni fertili, anche di potere, di azione, una donna che sa quello che vuole, sa come ottenerlo. E quindi questa persona, vedete, vuole anche in qualche modo avere una sorta di guarigione con voi. Quindi questa persona è una persona del passato, dove probabilmente un nemico giurato vostro, perché evidentemente c'è stata una situazione di sofferenza e adesso è geloso di voi, perché magari voi siete andati avanti, vedete, siete qua la temperanza, siete guariti, avete questa energia molto bella della temperanza, quindi un carattere armonioso, una creatività, un'armonia di proprio una temperanza di carattere, una persona che va d'accordo con tutti. Invece lui è una persona ottusa, viene qua come un papa capovolto, un falso predicatore, uno che predica bene e razzola male. Quindi questa è la prima persona. Poi vedrete voi, ovviamente, dà la spiegazione a chi potrebbe appartenere, chi potrebbe essere per voi questa prima persona. Seconda persona, abbiamo la morte. Quindi la seconda persona è un'energia di trasformazione. Qua potrebbe essere una persona che si sta rigenerando, una persona che ha concluso delle situazioni del suo passato. E quindi ha chiuso dei vecchi rapporti e sicuramente si sta, in qualche modo sta nascendo dei nuovi rapporti. Quindi potrebbe essere qualcuno che ha chiuso con il passato, con un ex, con qualcuno che aveva prima di conoscere voi, e che poi a un certo punto si vuole dare a una nuova situazione. Con chi? Proprio con voi. Si vuole creare, vedete, abbiamo ben due assi: asso di coppe e asso di denari. Quindi con il mago, vedete, il mago è il matto, vuole con voi un nuovo inizio, una nuova opportunità. Quindi è una persona che ha chiuso una situazione del suo passato, una situazione non bella. Quindi potrebbe essere una persona che ha chiuso qualcosa del suo passato, ha conosciuto voi, nuova situazione, nuova opportunità. E con il mago vuole subito questo inizio, e vuole proprio un inizio in amore. Abbiamo l'asso di coppe, una bella potenzialità. Questo ha proprio questo, questa ha una cotta per voi, per quello vi spia ed è già anche geloso. È perché evidentemente può anche darsi che voi non gli date poi importanza, perché io qua vedo un 2 di denari, quindi qua avere più opzioni. Può anche darsi che voi siete imbarazzate della scelta, avete anche voi forse delle altre unioni vantaggiose, oppure potrebbe essere una persona che teme che voi possiate avere altre situazioni. Un'altra possibilità è che una persona del passato che voi avete chiuso, e che però voi avete proprio chiuso e vi siete date ad altre situazioni e siete su un mood di indecisione verso
questa situazione del passato. Invece lui o lei si è rigenerata da questa chiusura e vuole in qualche modo avere una nuova occasione per voi, perché si sente proprio di volere un nuovo inizio. Abbiamo ben due carte del nuovo inizio, il mago e il matto, sono due carte che ci parlano proprio di lettere, messaggi, di nuove esperienze, di una un nuovo inizio totalmente nuovo e diverso da quello del passato. Per cui queste sono le due persone che sono gelose di voi, che vi spiano e che si interessano a voi. Va bene, care, carissimi, io vi ringrazio di essere stati con me. Vi invito a mettere un like se ci sono stati dei riscontri e vi voglio anche ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un abbraccio di luce e al mio prossimo interattivo. Ciao!